Ho sentito il caso di Palermo, di una ragazza morta a 18 anni delle conseguenze di un ascesso dentale. La prima percezione della notizia, che era riportata anche sull'ANSA, era quella che ci fosse un rapporto diretto tra una patologia, diciamo così, grave, dalle conseguenze gravi, e che però, insomma, tutto fosse dovuto alla povertà, cioè non c'erano i soldi per pagarsi le cure odontoiatriche, per pagarsi il dentista, si muore di povertà. Diciamo, messa così, la cosa un po' mi incuriosiva, no? Perché intanto, punto primo, un ascesso dentale non prevede nessun intervento chirurgico di per sé, insomma, no? Il primo approccio è quello di una terapia antibiotica, non ha a che fare con costi molto importanti. Voglio un attimo cercare di capire come viene data la notizia e dove può esserci l'anello debole di questa catena di eventi che ha portato questa giovane ragazza di 18 anni a morire. Comunque si tratta di una malattia veramente importante, ma dalla quale non per forza si muore. In questa catena di eventi la domanda è: la medicina, in questo caso quella ufficiale, poteva fare qualcosa di più? Cioè, si sarebbe potuto almeno ipoteticamente salvare questa ragazza? E c'è qualche anello debole nella catena di eventi che l'hanno portata alla morte? E come viene data l'informazione? Allora, la prima cosa che ho fatto è prendere un articolo dalla letteratura scientifica e in cui viene fatta anche un po' una revisione di questi casi, insomma, no, cercando di leggerlo in breve, un articolo breve, insomma, che ho trovato, ma che mi sembrava inquadrare la situazione dal punto di vista del caso che riguardava questa ragazza, dall'Istituto Maxillofacciale, di Chirurgia Maxillofacciale dell'Aquila, dell'Università dell'Aquila, dove dice che è un'infezione, questa, la fascite necrotizzante, dei tessuti molli, distruttiva e progressiva, talora fatale, vuol dire talora mortale, caratterizzata dalla estesa necrosi dei tessuti sottocutanei e delle fasce e dalla presenza di aree gassose con grave interessamento delle strutture muscolari, vascolo-nervose e adipose. Nella regione maxillofaciale la fascite necrotizzante è rara. Il processo può rappresentare l'evoluzione di una infezione dentale sostenuta da batteri aerobi ed anaerobi resistenti alla terapia antibiotica, multifarmacoresistenza, in pazienti immunocompromessi, quindi pazienti, diciamo così, più delicati che abbiano già avuto dei processi che hanno compromesso il loro sistema immunitario. Oppure può essere la naturale evoluzione di infezioni non trattate, che mi sembra più vicina alla situazione della ragazza in oggetto. Data la rarità della patologia, la diagnosi e il trattamento sono spesso ritardati e ciò può portare a un esito fatale dovuto a problemi respiratori o a complicanze sistemiche. Infatti questa cosa è arrivata ai polmoni nella ragazza. Il problema che si pone qui è che la diagnosi è spesso ritardata. Un ritardo diagnostico può portare a conseguenze fatali. Sottolineiamo questo punto. Il successo del trattamento consiste nello sbrigliamento chirurgico e nell'appropriata terapia antibiotica ad alte dosi. Qui la cosa non è solo teorica, perché gli autori descrivono un caso di fascite necrotizzanti in soggetto femminile di 59 anni che aveva sviluppato una fascite necrotizzante nel distretto maxillofaciale del collo per causa di un'infezione dentale, pervenendo all'osservazione per una notevole tumefazione. Mi si era gonfiato, della regione geniena, palpebrale, parotidea e sottomascellare destra e del collo, associata a iperpiressia, febbre, trisma, contrazione dolorosa dei muscoli masseteri, quindi della mandibola, scadenti condizioni generali e grave difficoltà respiratoria. La tempestiva diagnosi, l'immediato trattamento chirurgico, l'adeguata terapia antibiotica, l'esame colturale rivelava sensibilità all'imipenia, alla levofloxacina, che sono due antibiotici, e il controllo della lesione con medicazioni chirurgiche bicotidiane
non solo hanno evitato una grave, fatale evoluzione del processo, ma anche limitato l'interessamento tessutale, prevenendo la ulteriore estensione della necrosi alle altre strutture anatomiche della regione, ottenendo così un soddisfacente risultato clinico. Allora, il cappello introduttivo, per farci capire di cosa parliamo, lo richiamiamo da questo che è, diciamo, un articolo, o perlomeno un riassunto di un articolo della letteratura scientifica, insomma, quelli che si chiamano gli abstract. Come viene data la notizia? Ragazza muore a 18 anni per un ascesso in bocca. Era arrivata in condizioni disperate al Bucarest di La Ferla, poi è stata trasferita al civico ricoverata in rianimazione. Allora, prendete qui come viene data la notizia. Ricoverata in condizioni disperate al Bucherì La Ferla, poi è stata trasferita al civico ricoverata in rianimazione. Ad ucciderla una fascite, ovvero la diffusione di un'infezione della bocca fino al collo e ai polmoni. Allora, poi viene spiegato il dolore ad un molare per settimane, poi l'infezione e l'ascesso. Non avrebbe curato bene fino a finire all'ospedale. Una settimana di agonia per una diciottenne di Brancaccio, che i primi giorni di febbraio è stata trasportata dai genitori in condizioni gravissime all'ospedale Bucarest La Ferla. A casa non aveva improvvisamente più dato segni di vita, era svenuta. Una volta arrivata al pronto soccorso, sarebbe stato accertato che il suo era un problema odontoiatrico, come spiegano dal nosocomio. Noi non abbiamo un reparto adatto, abbiamo quindi disposto il trasferimento per consulenza in un altro ospedale. Quindi la giovane è arrivata al civico dove è deceduta a fine settimana. Poi, altro giornale, Palermo, un semplice mal di denti si è rivelato fatale per una 19enne di Palermo. La ragazza soffriva da una settimana per un ascesso fino a quando è morto. La ragazza è deceduta la scorsa settimana al civico per un'infezione che ha raggiunto i polmoni. La ragazza non si era curata perché non avrebbe avuto i soldi per andare dal dentista. Muore a 18 anni per le conseguenze di un ascesso. Un'infezione dentaria degenerata in fascite ha portato alla morte, ricoverata alla rianimazione del civico. Raggiunta in ospedale già gravissima. È morta nel reparto di rianimazione del civico di Palermo per le conseguenze di un banale ascesso dentario. La ragazza aveva avvertito un forte fastidio a un molare che le aveva provocato un ascesso. Il dolore sarebbe stato talmente forte che la ragazza avrebbe addirittura perso i sensi. I genitori l'avevano quindi portata al Bucherì La Ferla, ma da lì è stata mandata al civico perché il suo era un problema odontoiatrico che la Bucherì non poteva trattare in quanto non c'è un reparto adatto. Per questo è stata trasferita. Qui è arrivata già in condizioni molto gravi, dicono al civico. Il suo ascesso era diventato una fascite, una gravissima infiammazione, abbiamo visto. L'infezione partita dalla bocca si era estesa al tessuto muscolare del collo e infine aveva colpito i polmoni. Il referto che attesta il decesso parla infatti di shock settico polmonare. I magistrati non hanno disposto l'autopsia perché la causa della morte, dicono all'ospedale, è chiara, insomma, no? Al momento da parte della famiglia non ci sarebbe alcun tipo di denuncia nei confronti della struttura ospedaliera e non ci sarebbe notizia di sequestro della cartella. Altra notizia, morta a Palermo per un ascesso del dente trascurato che diventava fascite, ma era stata ricoverata al pronto soccorso perché svenuta in casa dal dolore, ma poi è stata dimessa. Trascura ascesso dentale perché senza soldi. Ragazza di 18 anni muore a Palermo. Avrebbe avuto uno shock settico polmonare. Quindi un banale mal di denti, un semplice ascesso trascurato, si sarebbe trasformato col tempo in una fascite, rivelatasi mortale. Tragedia a Palermo, dove una diciottenne del quartiere popolare dello Zen è morta la scorsa settimana all'ospedale civico per un'infezione che partendo dalla bocca ha attaccato il collo e poi raggiunto i polmoni. La ragazza non si era curata perché non avrebbe avuto i soldi per andare dal dentista. La gran parte degli articoli sono di questo tono, insomma, sono su questo tono. Allora cosa ci rappresentiamo? Se l'è voluta perché era povera, se essere poveri è una colpa, insomma, ma che non ci sono responsabilità, no? Che è destino, diciamo. Poi però trovo, leggo anche questo articolo, e qua il Corriere del Mezzogiorno, nelle cronache, Palermo. All'inizio era un semplice mal di denti, dice, sembrava un dolore da sopportare senza drammatizzare troppo.
Eppure in seguito si è trasformato in un ascesso poi degenerato in infezione, una patologia trascurata, forse anche per motivi economici, che ha provocato la morte di una ragazza di 18 anni. Qualcuno dice che non aveva i soldi per pagare il dentista, un comportamento che le è stato fatale. È espirata tra giovedì e venerdì scorso, al civico, per uno shock settico polmonare. Apre poi un paragrafo a parte. Le condizioni economiche della famiglia della ragazza sono disagiate ma decorose. Per sopravvivere e mantenere la famiglia, la madre lavorava come donna delle pulizie. È stata sempre attenta, una donna con gli attributi. L'inizio del calvario per Gaetana, allora qua è importante le date, è la prima volta che viene fatto un discorso di date, insomma, prima volta. Primo articolo che leggo in cui vengono citate le date di questo decorso. L'inizio del calvario per Gaetana comincia il 19 gennaio scorso. 19 gennaio. E comincia con un dolore insopportabile, tanto da far perdere i sensi alla diciottenne. La ragazza, in prima battuta, vuol dire subito, insomma, 19 di gennaio, da quel che capisco, la ragazza viene trasportata al Buccheri La Ferla e visitata al pronto soccorso per sospetto ascesso dentario. Quindi il sospetto c'era tutto, insomma, no? Dopo 2 ore circa, in seguito alla terapia, allora, essendo diminuito il dolore, immagino in 2 ore di tempo per valutare, afferma una nota della direzione del mosocomio, è stata dimessa per essere inviata per competenza presso l'odontoiatria del Policlinico di Palermo. Allora, il 19 gennaio entra in pronto soccorso, ha molto dolore, aveva perso i sensi in casa e quindi c'era stato, come dire, qualcosa che metteva in allarme, no? Lì le riducono un po' il dolore e la rimandano a casa, consigliandole di farsi vedere all'ospedale civico per competenza, dove però Gaetana non è mai andata. Insomma, io mi faccio l'idea che questa ragazza viene lì, le fanno un po' di analgesici, vedono che c'è un ascesso, magari le prescrivono un antibiotico. Certo, in 2 ore non possono valutare l'effetto dell'antibiotico, insomma, no? Si limitano, mi pare di capire dall'articolo, a co constatare che il dolore è diminuito. E dopodiché le dicono vai al civico. Però Gaetana al civico non ci va. E dal 19 la ricoverano il 30 gennaio al civico, dove le sue condizioni sono apparse subito gravi. Notiamo che sono passati 10 giorni, insomma, 11. Dal 19 gennaio si arriva al 30. E qui la cosa è già precipitata, insomma, no? Al civico le sue condizioni sono apparse subito gravi, in seconda rianimazione gli viene diagnosticata una fascite, un'infezione grave che partendo dalla bocca si è già diffusa fino ai polmoni. I medici fanno di tutto per salvarla, ma è già troppo tardi. Ma le sue condizioni critiche si aggravano ulteriormente fino al decesso avvenuto la settimana scorsa, quindi probabilmente lei sta in una situazione o comatosa o che so io, insomma, per un po' di giorni, sta almeno una settimana, insomma. Al momento non c'è nessuna denuncia della famiglia e nessuna inchiesta è stata aperta. È un caso rarissimo, spiega un dentista, ma certo non si può escludere che possa accadere, soprattutto quando si trascura la cura dei denti. Ed è questo un fenomeno in crescita. L'11% degli italiani rinuncia alle cure dentarie perché non ha la possibilità economica e nel caso delle visite odontoiatriche la percentuale sale al 23%, denuncia il segretario Codacons. In Sicilia la situazione è addirittura peggiore. Chi non può permettersi un medico privato si rivolge alla sanità pubblica, settore però dove le liste d'attesa sono spesso lunghissime, al punto da spingere un numero crescente di utenti a rinunciare alle cure. Alla fine c'è scritto invece aperto un'inchiesta, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte di Gaetana e il corpo si cova all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Allora, dove sta l'anello debole della catena? La cosa fondamentale in questi casi qua è il tempo, no? È il momento in cui si prende questa cosa qua. Quindi il momento in cui si fa la diagnosi, insomma, perché poi non c'è tempo da aspettare. Diciamo, la chiave per capire, secondo me, questo caso e perché poi ha avuto questo esito è legato alla tempistica, no? Siamo davanti a una patologia rara.
chi ha fatto un lavoro, insomma, no? Facendo una revisione di questa patologia, disse che la diagnosi e il trattamento sono spesso ritardati e ciò può portare ad un esito fatale dovuto a complicazioni, problemi respiratori o a complicanze sistemiche. E quindi il successo del trattamento ha a che fare molto con il tempo nel quale il trattamento viene iniziato, no? Ed è un tempo che richiede sia un atteggiamento chirurgico, sia un atteggiamento di tipo chemioterapico con antibiotici a dosi molto elevate. Insomma, sta ragazza arriva in un pronto soccorso per un sospetto scesso dentario il giorno 19. E in questo pronto soccorso viene tenuta 2 ore, dopodiché viene rimandata a casa col consiglio di rivolgersi per competenza presso l'odontoiatria di Palermo. Allora, secondo me, l'anello debole sta qui e riguarda la comunicazione, cioè c'è una debolezza che si trova a Palermo, ma che possiamo riscontrare un po' dappertutto, anche nel Veneto più, come dire, più evoluto dal punto di vista della sanità. Ed è questo, che non si comunica, non ci si parla tra medici. Cosa avrebbe dovuto fare, secondo me, il pronto soccorso dove il 19 questa ragazza si è presentata, nel momento in cui aveva riscontrato che per competenza era il caso che andasse e si rivolgesse all'odontoiatria del Policlinico di Palermo. Il medico del pronto soccorso avrebbe dovuto prendere in mano il telefono e dire: io qui ho un caso di questo tipo, c'è questa ragazza che sta male, è svenuta, ha un ascesso dentario, è il caso che venga vista urgentemente da voi. Datele una cura, vedete se c'è qualcosa sotto, se c'è qualcosa da fare. E invece cosa ha fatto? Ha detto: vai a casa e magari le ha scritto rivolgiti a... Tanto è vero che poi ha perso di vista e Gaetana non ci va mai all'odontoiatria del Policlinico. Allora poi i giornali dicono che non ha soldi. E non c'è andata per una questione di miseria, diciamo così. Può essere anche non andata per una questione di trascuratezza. Sta di fatto che sono passati 11 giorni e quando arriva lei è già in condizioni gravi, disperate. Quindi, e nel frattempo l'infezione si è diffusa e viene diagnosticata la fascite. Allora, il problema della morte della ragazza, secondo me, insomma, è legata a una perdita di tempo, no? E poi su questo c'è un rimpallo, perché allora uno dice: vabbè, le ho consigliato di andare, ma lei non è andata. E poi quando lei arriva è già troppo tardi, no? Quindi i medici che la ricevono quando è già troppo tardi sono già deresponsabilizzati, perché in realtà l'hanno ricevuta quando già non c'era niente da fare. E così ci si leva la responsabilità uno dall'altro, no? Uno dice: ah, io le ho consigliato, ma lei non è andata. L'altro dice: sì, io l'ho ricevuta, ma era troppo tardi. Di chi è colpa? Di lei. Ma lei, insomma, più che colpa di lei, è colpa della sua povertà perché non ha avuto i soldi per pagarsi il dentista. Ma qui il dentista non c'entra perché, come dire, non è che doveva fare una cura dentaria e intanto prima di tutto curare l'ascesso in maniera adeguata, no? Allora il problema è quello della comunicazione tra le strutture sanitarie, no? Perché è ovvio che, soprattutto negli ospedali piccoli, spesso manca l'attrezzatura, manca la situazione per portare a termine una diagnosi. Però il pronto soccorso, quello che noto, è che sempre di più rimandano a casa pazienti che invece non potrebbero mandare a casa o non dovrebbero, ma addirittura pazienti ricoverati vengono dimessi quando ancora non è stata completata una diagnosi, quando ancora non è stata capita la malattia di fondo, e spesso si tratta anche di malattie gravi e vengono mandati a casa magari col consiglio di rivolgersi a. A questo punto chi viene dimesso si trova nella situazione che deve cercare lui da solo di entrare in un'altra struttura più grande, più attrezzata, che si presume poi di più difficile accesso, nel senso che nella struttura più grande, più attrezzata, i posti sono già tutti occupati, ed entrare semplicemente, arrivare a fare una visita, tanto più non è un pronto soccorso perché questo qua viene già da un altro ricovero, ma in quest'altro ricovero non gli hanno capito il problema. Posso fare un esempio, per esempio, no, di un paziente ricoverato in una medicina che aveva
una grave ulcera duodenale che non era stata diagnosticata, nonostante che avesse fatto alcuni esami, ma siccome l'ulcera, come dire, era duodenale, non era stata vista né alla gastroscopia né alla colonscopia, è mandato a casa con l'idea magari di continuare per conto suo, cioè di cercare per conto suo di completare le cure. Sta di fatto che appena mandato a casa dopo il ricovero in medicina, questo qua riprende ad aggravarsi, insomma, no? E allora il problema è di cercarsi lui poi un altro ospedale dove andare, con il rischio nel frattempo di lasciarsi le penne, insomma, perché è stato mandato a casa già che aveva una situazione di anemia grave dall'ospedale. Cosa voglio dire? Voglio dire che manca una cosa molto banale che non costa soldi ed è la comunicazione. Il pronto soccorso che riceve un malato e che non è di sua competenza, nel caso particolare, il primo pronto soccorso dove sta ragazza alle 19 si è rivolta, se ha visto, se è vero che doveva essere inviata per competenza in odontoiatria, doveva il medico del pronto soccorso prendere in mano il telefono, farsi passare un medico dell'ospedale del Policlinico di Palermo dell'odontoiatria e dirgli: guarda, io qui ho questo caso, questa ragazza, eccetera, eccetera, ha bisogno di cure che noi non siamo in grado di fare qua, per favore te la mando e se non puoi immediatamente, domani guarda che ti arriva, eccetera, eccetera. E quindi doveva dare alla ragazza già l'appuntamento, già non solo l'indicazione rivolgiti in maniera generica, ma doveva dirle: guarda, tu domani alle 3 vai là e trovi il dottore Tallo Itali, il quale ti ricovera, il quale ti prende in consegna e si preoccuperà di te finché non stai bene, finché non sei guarita o finché non siamo tranquilli che la situazione non corre rischi, non è in pericolo. E invece cosa fanno i pronto soccorsi molto spesso? Ti rimandano a casa. Così succede anche con i medici di base. Con i medici di base nei confronti quando vedono che c'è una situazione che trasale le loro competenze. Allora, il medico di base, e qui l'ho verificato anche insomma con dei conoscenti, non è che nel momento in cui vede che tu hai bisogno, per esempio, non so, di una visita chirurgica anche urgente, prende in mano il telefono e contatta il chirurgo, insomma, ha un riferimento, qualche persona di riferimento nell'ospedale del distretto dove lavora, insomma, no? E dice: guarda, io qui ho un paziente tale dei tali, quando per favore me lo puoi vedere? Perché c'è bisogno di essere visto subito, insomma, no? Il medico di base spesso si limita a scrivere, necessita di consulenza o di visita specialistica chirurgica. A questo punto il paziente viene lasciato di nuovo solo e prima di riuscire a entrare nell'ingranaggio con le difficoltà che ci sono, che gli permette di avere questa visita chirurgica, passa spesso un tempo utile, un tempo fondamentale, perché solo il medico di base, in questo qua era il primo pronto soccorso dove si è vista, che può avere, come dire, l'autorevolezza e può spiegare bene che è importante che questa visita, che questo contatto sia preso subito al più presto, che non passi un tempo inutile, un tempo di attesa che a volte può essere fatale. Qui è un po' l'anello debole della catena ed è un anello debole organizzativo. Secondo me, leggendo la tempistica che risulta nel Corriere del Mezzogiorno, leggendo questa tempistica, il sospetto che sia stato perso rispetto a questa ragazza, un tempo fondamentale. Per una mancanza di comunicazione, di una comunicazione semplice che si fa attraverso colleghi, come dire, e ho l'impressione che questa cosa vada sempre di più peggiorando. La mia esperienza personale è che quando un medico di base telefonava e ti diceva: guarda, io qui ho un paziente che non so, che ha questo e questo problema, avrei bisogno che fosse visto subito perché mi preoccupa. Ecco. Non c'era nessuno di noi che si rifiutasse di vedere il giorno stesso, al massimo il giorno dopo, quel paziente. Quando il medico di base o quando un altro medico ti telefona e
diciamo così, ti motiva l'urgenza, te ne parla, in quella che è stata la mia esperienza, la disponibilità c'è sempre, anzi, perché si ha anche l'impressione di lavorare in maniera costruttiva, cioè di essere utili. Qual è invece il problema? Il problema è che il malato, poi lasciato solo, entra in una, come dire, in un meccanismo per cui l'accesso alla struttura pubblica, tanto più è specializzata, eccetera, tanto più è difficile, diventa per lui un dramma, insomma, diventa scalare una montagna per poter avere quella visita, mentre sarebbe molto, tutto molto più semplice se soltanto questa comunicazione semplice ci fosse. Ma questa comunicazione, me ne accorgo, me ne sono accorto anche da esperienze personali che riguardano non tanto me, ma amici, insomma, e amici che per esempio avevano, non sapevano come fare, non sapevano come entrare in ospedale e per i quali è bastato prendere in mano il telefono e mettersi in contatto, parlare con il medico del pronto soccorso, parlare con il medico del reparto, per avere poi da loro, una volta che tu come collega li hai contattati, una disponibilità immediata, insomma. C'è un problema di comunicazione. Ecco, io qui vedo l'anello debole in questa catena e questo caso mi sembra, almeno dalla tempistica che leggo, mi sembra indicativo probabilmente di un difetto di comunicazione all'interno degli addetti, all'interno di chi lavora nel mondo della sanità, soprattutto di comunicazione tra struttura e struttura. Insomma, ci si lava le mani, magari si è scritto su un pezzo di carta, si consiglia visita, utile rivolgersi per competenza all'odontoiatria del policlinico, ma a quel punto lì il paziente ha solo un pezzo di carta in mano e con quel pezzo di carta spesso fa fatica, anche se ha voglia, ad arrivare. Molto più facile se invece l'appuntamento glielo fissiamo noi e gli diciamo: guarda, tu domani vai all'odontoiatria del policlinico, trovi il dottore dei tali che alle 4:30 ti aspetta, parli con lui e lui si prenderà carico del tuo problema perché la competenza è di quel tipo. Non lo so, a posteriori è sempre molto difficile giudicare su un caso particolare, però volevo parlare di questo caso perché mi sembra emblematico di un problema che vedo e che può essere grave, soprattutto che crea molto imbarazzo, molta difficoltà nelle persone che si trovano ad aver bisogno di ricorrere alle strutture sanitarie e che non hanno gli strumenti per avere una via d'accesso semplice e che con poco, basterebbe un po' più di volontà in più, qui non è una questione soltanto di soldi, potrebbe essere risolta. Non so se questo riguardi, nel caso specifico a Palermo, non mi pronuncio. La tempistica, diciamo così, porterebbe ad indagare su questo, ecco, secondo me, a vedere se questo sospetto è giusto o meno. Vedremo, insomma, adesso è stata aperta un'inchiesta, scrive il giornale e questo mi sembra un po' l'anello debole, insomma.